Seduta di rifinitura per il Teramo, prima della partenza per la Sicilia, dove domani affronterà la Sicula Leonzio che da qualche ora non è più ultimo in classifica per effetto dei 4 punti di penalizzazione inflitti dal Tribunale federale al Rieti, coi laziali che scivolano al gradino numero 20 a quota 8 punti. Ritorno in campo dunque per il Diavolo, che potrebbe presentare alcune novità nell'undici iniziale. Mancheranno per squalifica Piacentini e Mungo, mentre sembra essere quasi completamente a posto Francesco Bombaggi, che nei giorni scorsi ha sofferto per un'infiammazione al tendine, ma che dovrebbe partire dall'inizio seppur in una posizione diversa rispetto a quella che ha interpretato nelle partite del 2019. Perché col ritorno al 4-3-1-2 l'ex Pordenone dovrebbe essere arretrato al ruolo di interno sinistro di centrocampo, posizione che Bombaggi fa molto bene, ma che ha il problema di allontanarlo un po' dallo specchio della porta avversaria, con cui ha dimostrato di avere parecchio feeling finora. Partendo dalla difesa, davanti a Tomei, Cristina e Soprano comporranno la cerniera difensiva. Per l'ex difensore della Fermana sarà la prima in campionato da titolare dopo il lungo infortunio, ma il ritorno col Catania prima di Natale e i giorni di lavoro messi nelle gambe lo aiuteranno nella seconda durissima parte di campionato. Sugli esterni Cancellotti a destra e Tentardini a sinistra, mentre dalla mediana in avanti Tedino ha ancora qualche dubbio. Innanzitutto in mezzo, perché le previsioni danno Federico Viero dall'avvio come playmaker con due mezzali a supporto, ma chiaramente Arrigoni, uno dei big della campagna acquisti estiva, scalpita per riprendersi il posto che è stato suo nel girone di andata. Tedino li ha provati entrambi, anche se la sensazione, allo stato attuale, è che il ragazzo scuola Sassuolo abbia un minimo di vantaggio nel ballottaggio. A destra ci sarà Santoro e dall'altra parte, come detto, se sta bene gioca Bombaggi e non Ilari, che pure è stato elemento positivo finora. Tra le linee ci sarà Pedro Costa Ferreira, nel ruolo di suggeritore alle spalle delle due punte. Sul portoghese non ci sono dubbi, è lui il 10 designato, anche se sulle spalle è il numero 7, che si candida ad essere la pedina di raccordo tra la mediana e la prima linea, che ha ancora un ballottaggio da risolvere, perché Magnaghi è ormai titolare inamovibile e reggerà fisicamente il peso dell'attacco biancorosso. C'è da capire con chi lo farà. Minelli e a sorpresa Daniel Birligea si contendono una maglia accanto al numero 9. Con Minelli, che ha maggiore esperienza seppur giovanissimo, si andrebbe su una scelta più sicura. Può fare la seconda punta perché ha spunto inventiva e con Magnaghi si sposerebbe molto bene. L'eventuale scelta dell'ex viola risponderebbe ad una logica di maggiore sicurezza. Sarebbe una sorpresa invece quella del giovane romeno Birligea. Il giovane attaccante però, anche durante la pausa natalizia, ha mostrato di avere dei numeri importanti, è un classe 2000 e risponderebbe pienamente al nuovo corso verde che sarà inaugurato in casa Diavolo. La scelta dipenderà da tanti fattori, perché Birligea è elemento più fisico di Minelli e può fare un lavoro differente rispetto a lui. Inoltre, con Santoro e Viero, la presenza di Birligea, purché tutti e tre per 90 minuti, assicurerebbe al Teramo di iniziare un percorso di valorizzazione dei giovani che ha anche ragioni economiche. Dall'altra parte ci sarà una Sicula Leonzio che, pur inguaiata parecchio in classifica, a gennaio si è mossa eccome. Ha bisogno di punti e per questo motivo la gara per il Teramo è di quelle scorbutiche da interpretare in maniera adatta per iniziare la risalita nel 2020.